Vantaggio iniziale e rimonta andata a buon fine per l'Onodor Tre Teste, che supera per 2-1 la Romulia nella quattordicesima giornata del campionato giovanissime Elite Fascia B. La gara parte subito forte e a passare in vantaggio sono i padroni di casa. Al quinto, De Santis svetta più in alto di tutti e sfrutta al meglio il cross di Doticchi per superare De Bonis. Gli ospiti non stanno a guardare e provano subito a ristabilire gli equilibri con Selle, che però da calcio di punizione non riesce a trovare lo specchio della porta. I rosso-blu non la mandano troppo per le lunghe e al ventesimo trovano il pareggio. D'Agostino serve perfettamente Squarcia, che a tu per tu con il portiere avversario non sbaglia e fa 1-1. La nuova Tre Teste sale in cattedra, schiacciando la Romulia nella prova metà campo. Squarcia e Condello sono i più attivi e proprio quest'ultimo, al 32esimo, semina il panico nella difesa avversaria per poi sprecare malamente calciando sull'esterno della rete. Nel finale di primo tempo l'occasione di andare in vantaggio è però per la Romulia. De Santis prende nuovamente il tempo a tutti, ma questa volta il suo colpo di testa viene fermato dalla traversa. Nella ripresa, la Tre Teste parte con il piede sull'acceleratore e con un contropiede fulmineo ribalta il risultato. D'Agostino manda in profondità Condello, che scappa in velocità e serve a Squarcia il più facile della pin per il 2-1 che ribalta il risultato. La Romula accusa il colpo e subisce le avanzate della Tre Teste. Troiani prova la conclusione sul primo palo, ma Cherubin respinge in qualche modo. Poco più tardi, Condello non trova l'appuntamento con il gol, ciccando il pallone a pochi passi dalla porta avversaria. L'occasione più grande che gli ospiti hanno per chiudere il match arriva sulla testa di Squarcia, ma il numero 11 non è fortunato e c'entra in piano la traversa. Il gol mancato rischia di pesare alla formazione rosso-blu, che nel finale vede Bonis dover intervenire sul tentativo da pochi passi di Ilbaltucci. L'intervento del numero 1 salva il risultato e la Tre Teste espugna il campo Roma, continuando così la sua corsa verso la vetta della classifica.